Ciao a tutti! Oggi vi propongo una ricetta da sapore estivo, delle freselle integrali fatte in casa. Per realizzarle abbiamo bisogno di 500 g di farina integrale, io ho utilizzato quella della Barilla, 230 ml di acqua circa, mezza bustina di lievito disidratato, un cucchiaino raso di zucchero, un cucchiaino di sale. Per realizzare l'impasto io ho usato una planetaria, ma ovviamente potete impastare anche con le mani. Ho messo la farina all'interno della ciotola, ho aggiunto mezza bustina di lievito, un cucchiaino raso di zucchero, ho aggiunto l'acqua. Se vedete che mentre impastate l'impasto richiede più acqua, aggiungetene poco alla volta. Dipende molto dalla qualità della farina. Iniziamo ad impastare. Dopo qualche minuto aggiungiamo anche il sale e continuiamo ad impastare per circa 10 minuti con la planetaria. Se invece lo fate a mano, ovviamente ci vorrà un pochino in più. Dovremo ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Copriamo e lasciamo riposare per circa 2 ore. Questo è il risultato dopo le 2 ore di lievitazione. Per ottenere delle freselle medie, ho diviso l'impasto in delle palline da 100 grammi ognuna. Con l'aiuto delle mani, da ogni pallina ho ricavato dei filoncini abbastanza doppi. Chiudiamo i filoncini formando delle ciambelle e schiacciando molto leggermente la parte superiore, in modo che le nostre ciambelline si appiattiscano un pochino. Mettiamo tutte le ciambelle ottenute su una teglia ricoperta da carta forno. Copriamo con un canovaccio e lasciamo lievitare per 1 ora in forno spento. Dopo averle fatte lievitare, cuociamo in forno preriscaldato per 20 minuti a 180 gradi. Ed ecco il risultato appena uscite dal forno. Dopo averle fatte raffreddare giusto 10 minuti, in modo che non ci scottiamo, tagliamo ogni ciambella a metà. Per Rimettiamo ogni metà sulla teglia ricoperta da carta forno, con la parte interna rivolta verso l'alto, e cuociamo in forno preriscaldato per 25 minuti a 170 gradi. Ed ecco le nostre freselle pronte, fatele raffreddare e farcitele come preferite. Io le adoro con pomodoro, origano e olio. Per conservarle, richiudetele in sacchetti per alimenti e vi assicuro che si tengono bene per giorni. Guardate che belle! Dovete assolutamente provarle. Spero che questa ricetta davvero semplicissima da realizzare vi sia piaciuta, che vi abbia tenuto compagnia e che vi dia uno spunto per realizzare le vostre freselle fatte in casa. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento o un pollice in su se il video vi è piaciuto. Io vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!